Don't be afraid of the dark. Be careful with stars. Not every light is gonna guide you, baby. Don't let them rain on your spark. Keep it close to your heart. All of the pressure's gonna drive you crazy. Close your eyes to the madness. In the morning, it's all gonna vanish. Don't be afraid of the dark. Be careful with stars. Not every light is gonna guide you. Yeah, when I blow up, I'ma soar high like Peter Pan. In real life, be living all my dreams. If I'm waking up, it's in a foreign land. Whole wrist covered up in ice. Dealership, never ask the price. I hit the molly ball with my dogs. Yeah, I swipe it once without thinking twice. Cause this what I was made for. Man, I know this what I came for. On a big stage, couple thousand people, and they do whatever I say so. Have chicks hair color of the rainbow. Yeah, chains on me like Django. Be a long way from my tank low. Cause my Tesla charged for them bank rolls. And I'm grinding, money on my mind. And I'm headed to the top. I won't stop until I find it. Write my name in diamonds. But all these lights are blinding. I wonder, is it worth it? Feel like I'm losing my mind. Yeah, remind me. Don't be afraid of the dark. Careful with stars. Not every light is gonna guide you, baby. Don't let them rain on your spark. Keep it close to your heart. All of the pressure's gonna drive you crazy. Close your eyes to the madness. In the morning, it's all gonna vanish. Don't be afraid of the dark. Be careful with stars. Not every light is gonna guide you. Since I blew up, everybody telling me that I'm the man. Same people gave me the finger, they reaching out for me to give a hand. In a different city and my pills came, cause this tour don't happen, I feel.
partita. Quadrano tutto? Non quadrano? Ma loro? Arbedo? No, loro. Riesci a sistemarli al volo? Game guys. Cari amici telespettatori, bentornati e benvenuti all'undicesimo torneo internazionale Under 19 che si tiene in questi quattro giorni pasquali. Il primo incontro prevede la squadra del BC79 Arbedo affrontare la nazionale svizzera. Per questa prima partita a tenervi compagnia ci sarò solo io, Luca, e dalla prossima tornerà anche il nostro amico Stefano con i suoi fantastici commenti. E ad intervalli ci sarà anche qualche ospite speciale che ci potrà raccontare qualcosa di più su qualche manifestazione o altri eventi che si tengono in questi giorni o nei prossimi mesi proprio qui nella nostra città capitale del Ticino. Iniziamo magari con qualche informazione generale per quanto riguarda quest'undicesima edizione. Ancora 8 squadre partecipanti suddivisi in 2 gironi da 4 squadre. Ogni squadra quindi affronterà nei primi 3 giorni le 3 avversarie del gruppo e poi, a dipendenza della posizione, si andrà a giocare la finale il lunedì di Pasquetta. Quindi tutte le partite contano se si vuole arrivare a vincere il prestigioso trofeo. Squadra di casa, chiamiamola così, il nostro BC79 Arbedo, che per questa occasione si presenta con un effettivo un po' allungato grazie a qualche rinforzo arrivato da una squadra di Cermenate. Quest'oggi in campo i beniamini di casa propongono come quintetto partente Simone Togni, giocatore dell'Arbedo, e altri 4 supporti. Parte prima palla 2 recuperata da parte della nazionale che inizia ad impostare il gioco. Nazionale che è arrivata già giovedì sera e sia ieri sera che questa mattina ha provato un po' il parquet e i palloni per entrare in confidenza. Primo tiro non va per il numero 23, ma Togni perde una palla e la nazionale può ricominciare a imbastire il suo gioco. Dicevo, nazionale arrivata già qua l'altro giorno, ormai una delle squadre, intanto tripla del numero 23, McRae, una delle squadre più presenti al nostro torneo, che quest'anno arriva con un effettivo completamente under 18 in vista della preparazione ai campionati che si terranno l'estate prossima, quindi sicuramente una prova importante per questa squadra.
tripla presa dal numero 11 che non entra, e la nazionale può rimpostare il suo gioco. Pick and roll giocato con penetrazione del 37 che trova il fallo, e quindi saranno due tiri liberi per lui. Nazionale con una squadra abbastanza simile all'anno scorso, troviamo nomi già conosciuti nelle passate edizioni, come per esempio Oliver Sassella, giocatore anche lui ex BC 79 Arbedo, Gnoc Andrin, fratello di appunto ex giocatore anche lui dell'Under 18 che adesso milita in Serie Nazionale A qui in Svizzera. E dopo un 2 su 2 è Arbedo che prova a mettere a segno i primi due punti. Buon ribaltamento verso il numero 11 che penetra sul fondo. Viene chiuso e arriva la stoppata clamorosa di Mbame, che dice no al primo canestro di questa squadra di casa, che è partita un po' in sordina in queste prime azioni. Nazionale che prova un attacco veloce, esce un pasticcio, riparte Arbedo subito con Togni che cerca il fallo, non lo trova e arriva adesso su un tentativo di raddoppio di Umar Asami. Una nazionale sicuramente in questi primi minuti molto più intensa, ed è, vi direi, un po' lo stile di questo allenatore nuovo quest'anno che ha preso in mano la squadra, Ivan Rudez. Molto energico, molto attivo, molto direttivo anche con i suoi giocatori, sia durante gli allenamenti che durante le partite. Arriva il primo canestro per la squadra di casa con il numero 15, Zorzi, che non si fa pregare due volte e infila in fondo al canestro. Intanto arriva un'altra palla persa dalla nazionale svizzera e un appoggio facile di Romero, che può andare a riportare il punteggio sul 5-4, primo vantaggio per la squadra di casa. Fallo fischiato che porterà un'altra volta in lunetta il team della nazionale svizzera. Questa volta si presenta Kupa. Vediamo se dopo l'1-2 dei primi tiri liberi fatti riuscirà a fare meglio. E arrivano anche i primi cambi per la nazionale. Buono il primo tiro libero. Ed è buono anche il secondo. Kupa che sale a 3 punti. Ed è Arbedo che riparte con una penetrazione di Zorzi, che si ferma giusto in tempo per evitare l'aiuto e infila alzando la parabola. Oliver, finta di tiro, prova a prendersi la tripla, non va, e riparte subito l'Arbedo con Lakicevic che trova nell'angolo numero 15, ed è un 2 su 2 per lui. E un Arbedo che passa in vantaggio 10-6 dopo un avvio molto energico che gli aveva messo in difficoltà. Attenzione, arriva subito la risposta di Oliver Sassella dai 3 punti. Una partita
molto frizzante in questo inizio, dopo un paio di minuti in cui Arbedo ha dovuto trovare la giusta intensità. E adesso, peccato, l'appoggio sbagliato da Camara, lasciato completamente libero. Può ripartire un lancio lungo che riesce a trovare Zorzi, che però sbaglia tutto, ed è la nazionale con Oliver Sassella che può andare e si ferma. Al posto di provare ad andare in layup, decide di rimpostare l'azione. Tiro dai tre punti che non trova seguito, ed è Arbedo che prova a ripartire. Una fase della partita dove sono saltati un po' tutti gli schemi, azioni veloci sia di qua che di là, ma che non hanno portato molto frutto a nessuna delle due squadre. Intanto è bello vedere come già in questa prima partita, nonostante l'orario presto in una giornata che per molti è ancora lavorativa, sono molte le persone accorse qui per sostenere le due squadre, possiamo chiamarle di casa, nel senso che la nazionale rappresenta il nostro paese, mentre BC79 Arbedo è la squadra della regione, proprio del Bellinzonese. Ed è proprio Arbedo che prova a reimpostare un'azione. Arriva il pick and roll che non riesce a trovare una soluzione, e poi è Lakicevic che infila una tripla in faccia al numero 35, che nulla può. Buona la difesa, meglio l'attacco in questo caso. Balzo offensivo preso da Radivojevic, molto lungo, appena entrato mette subito in chiaro le cose. La sua presenza lì sotto si farà sentire sicuramente. Togni intanto risponde dopo un ottimo passaggio, realizzando un'altra tripla. Vedo davvero molto caldo da dietro l'arco, e in questo caso si addormentano un po', e Mbamen che andrà a tirare i due tiri liberi dopo essere stato lasciato completamente solo in mezzo all'area avversaria. Nuovi cambi intanto. Entrano in campo Galimberti e Landoni per l'Arbedo, invece per la nazionale numero 22 Joli. Partirà con una rimessa dal fondo. Buon taglio del numero 56 che mette a referto altri due punti. Come dicevamo prima, molto alto, non molto fisico da parte sua, ma sicuramente le lunghe leve gli permetteranno di arrivare laddove la squadra di Arbedo non riuscirà ad arrivare. Intanto si riparte dall'altra parte con Lakicevic che prova la penetrazione e arriva il fallo fischiato a un Sassella un po' incredulo, ma non è suo il fallo, viene dato al numero 38 che era arrivato in aiuto per provare a chiudere la penetrazione del numero 11 di Arbedo, che è sicuramente non un facile cliente per la difesa della nazionale. Buono il primo tiro libero. Ed è buono anche il secondo. Chiamalo.
11 che prova una penetrazione sul centro, questa volta non va e provano ribaltando il lato a ricostruire. Togni adesso con la penetrazione, arriva altri due punti per lui. Togni che quest'anno trova anche ogni tanto spazio con la squadra di Massagno, con cui Arvedo ha una collaborazione per il campionato Under 18 nazionale, e sicuramente allenarsi con dei professionisti può solo far bene al nostro Simone, che è ancora molto giovane, è un 2007, ma mostra già delle ottime capacità, specialmente a livello atletico. Intanto esce numero 11 Lakicevic e lascia il posto a Scerpella. Arvedo riparte dal fondo, squadra di Arvedo che ricordiamo rinforzata da qualche giocatore di Cermenate, e fino adesso sicuramente stanno vendendo cara la pelle. 3 minuti al termine del primo tempo, Arvedo che trova la rimessa, consegnato per il tiro di botta che non va. Gioco in posta che trova 2 punti per Vukovic, che se ricordo bene era presente già lo scorso anno. Vediamo se anche quest'anno saprà prestare come aveva fatto l'anno scorso sotto canestro. Intanto viene chiamato un time out. Sono stati davvero 7 minuti e 15 intensi per iniziare il torneo, una nazionale che forse non si aspettava tutta questa intensità da parte di una squadra di Arvedo, che forse è stata un po' sottovalutata, ma che in realtà sta davvero dimostrando di poter tenere il campo. 18 a 15 il parziale da una parte per la nazionale numero 56 Radivojevic con 4 punti, dall'altra parte 5 per Lakicevic e 5 per Zorzi, i migliori marcatori. Arvedo particolarmente caldo dai 3 punti, mentre sta facendo un po' più fatica dall'arco la nazionale, mentre ha un po' più di soluzioni da sotto grazie ai centimetri dei suoi lunghi. Dicevamo prima 11ª edizione, qualche novità rispetto alle squadre che già si conoscono. Possiamo dire è arrivata una squadra slovena direttamente da Ljubljana, la capitale, e parlando prima con l'allenatore Jurej mi diceva che in quella città molto, molto conosciuta, da cui proviene un certo Luka Doncic, sono molte le squadre della città e loro sono la seconda a livello di bacino, con un settore giovanile che conta circa 100 ragazzi e una squadra che milita nella migliore lega del paese e che al momento lotta per una posizione nelle prime 3. Intanto sarà rimessa dal fondo per Arvedo, che ha solo 2.3 secondi per riuscire a trovare una soluzione. Vediamo cosa si inventano su questa rimessa dal fondo. Ed è buona la difesa del numero 56 Vukovic, che casca alla prima finta. Scusate, Radivojevic, che salta sulla prima finta del numero 14, ma grazie ai suoi centimetri riesce a stoppare comunque da dietro, e quindi la sirena dei 24 suona e sarà palla per la nazionale. Tanto un altro cambio per Arvedo, entra Nadir Rossi ed esce Simone Tone.
oltre alla squadra slovena, come nuova entrata c'è il College di Belgrado, in cui milita un certo Geo Matic, anche lui ex giocatore del BC 79, che dopo aver concluso le scuole medie qui da noi ha preso una scelta coraggiosa, che è quella di andare proprio in questo college a Belgrado, dove tra l'altro aveva militato anche Sassella. E sono due attacchi che non vanno sia da una parte che dall'altra. Ora Arvedo prova a rimettere calma con Rossi. Buono il passaggio sotto, ma viene fischiata un'infrazione di passi. Galimberti. Tra l'altro nella squadra di Belgrado c'è anche un altro ex Vodno Sans Partizan, che quest'anno non c'è al torneo, ma ritroviamo Andrei Andonovski, campione del tiro a tre punti di 2 anni fa, che anche lui è andato in questo college per formarsi ancora di più a livello cestistico, comunque proseguire a livello di scuola. Intanto Sassella, il floater che non entra, buon rimbalzo da parte di Arvedo che apre verso Scerpella, che va a concludere con 2 punti e porta il vantaggio a più 5, massimo della partita per ora per la nazionale, che dopo i primi minuti in cui era riuscita a dare un bel segnale ad Arvedo non sta più trovando soluzioni. E adesso un'altra palla persa a causa di un fallo offensivo del numero 55 Vukovic, e quindi Arvedo che potrà andare con questa palla a scavare ancora un po' il vantaggio creato. Oltre a Belgrado e il KK Iliria, che sono le nuove arrivate, ci sono, beh, BC 79, casa squadra di casa, che dopo qualche anno ritorna a fare la sua comparsa. E oltre a questo le altre squadre sono ormai già conosciute: Nazionale Svizzera, Fortitudo Bologna, Lugano Tigers, scusate, Fortitudo Academy, Lugano Tigers, squadra ticinese, e Next Step Academy, campione tra l'altro dell'ultima edizione. Questa prima partita che vede Nazionale Svizzera e Arvedo confrontarsi è valida per il gruppo A, che oltre alle due squadre in campo vede gli sloveni del KK Iliria e la Next Step Academy di Rapallo, quindi sicuramente un primo girone molto competitivo. Intanto Sassella intercetta un passaggio, ma si pasticcia nella difesa, nella metà campo difensiva, ed è palla subito persa che torna alla squadra di Arvedo. Dicevamo, un gruppo A sicuramente molto competitivo, con Arvedo, la Nazionale Svizzera, la squadra slovena e la Next Step Academy. Dall'altra parte ci sarà anche molto da lottare con Lugano Tigers, Fortitudo Academy, KK Sedmica e il College di Belgrado. Sassella prova ad aprire un contropiede che è molto telefonato. Riconsegna la palla ad Arvedo, mancano 13 secondi, vediamo quale azione si giocherà. Pick and roll centrale che non porta un grande vantaggio, si apre numero 14 nell'angolo, ma è un airball della nazionale che può provare a segnare e lo fa con la tabella, ma poco importa, il tiro di Vrzaljakovic entra e la nazionale riesce un po' fortuitamente a chiudere un po' il gap, che li rivede sotto solo di 2 punti alla fine della prima sirena. Una partita molto equilibrata fino adesso, forse più equilibrata di quanto ci si aspettasse, quindi grande merito ad Arvedo che per ora si sta facendo davvero valere. Una nazionale forse un po' confusa, non si aspettavano forse questa reazione da parte della squadra di casa,
Ma siamo sicuri che Ivan Rudess saprà dare le giuste tecniche e tattiche per riuscire a riportare la propria squadra in carreggiata. Intanto ne approfitto per ringraziare il team streaming che, come l'anno scorso, ci accompagna e ci aiuta, capitanato da Roger Locatelli e tutto il suo staff, di cui ancora non so tutti i nomi, lo ammetto e mi scuso, ma entro la fine dei 4 giorni sicuramente saprò nominarli a memoria. Vi ricordo che trovate tutte le informazioni per il torneo anche sul nostro sito www.baskettimeout.ch e pure sui nostri social Facebook e Instagram. Basta digitare su Instagram Basket Time Out oppure su Facebook Torneo Internazionale Under 18, ancora non è stato aggiornato anche se quest'anno è Under 19, e potete trovare sicuramente tutte le informazioni e curiosità riguardo alle precedenti edizioni, alle novità di quest'anno, le squadre, l'albo d'oro, campioni vari, MVP assegnati, gare di 3 punti, fotografie e anche le vecchie partite che sono sempre lì per chi in questi 4 giorni di pioggia volesse avere qualcosina da fare ed è particolarmente appassionato di basket. Oltre a seguire queste partite si può mettere in coda anche le prossime della nazionale, che ricomincia questo secondo tempo con numero 1 che non trova il risultato sperato grazie ad una buona chiusura di Arvedo, che riparte, un buon ribaltamento, non è così fortunato il numero 14 Landonio, e la nazionale è subito di là, prova a giocare in post, tenta il ribaltamento di lato, ben intercettato da Botta che tenta la penetrazione, un passaggio fuori, 2 e un tiro preso dal palleggio da Landonio, che anche questa volta va a infrangersi sul secondo ferro. Buono il pick and roll da parte della nazionale che va a trovare 2 tiri liberi importanti che potrebbero pareggiare i conti. Una giocata da manuale questa, con Diakite che dopo aver portato il blocco taglia verso canestro, servito ottimamente. E intanto rientrano il numero 15 Zorze e il numero 11 Lakicevic, sicuramente i 2 giocatori più temibili per quanto visto fino adesso tra le fila di Arvedo. Loro 2 che sono un rinforzo a questa squadra di Arvedo. E 1 su 2 per Diakite e Arvedo che prova a ricostruire con Rossi. Ha fischiato un fallo a Cupa. Leggermente in ritardo, infatti il coach della nazionale si arrabbia e chiede come mai fai quel passo in avanti anziché scivolare lateralmente come vuole il gesto atletico voluto per chiudere la linea ed evitare la penetrazione, cosa che riesce questa volta a Nadir Rossi, ma non trova l'aiuto del tabellone. Buono il giro palla della nazionale che cerca di nuovo la giocata da sotto, di nuovo fuori, ma è alta la palla, fuori misura, e quindi ripartirà Arvedo. E viene subito fatto un cambio. Esce il numero 35 Mbamen, autore di questa palla persa, ed entra Vukovic. A livello di falli per adesso la situazione è tranquilla, tutti con un fallo a parte Camara per Arvedo che ne ha 2, e quindi le squadre possono continuare a giocare intensamente in difesa come fatto fino adesso. Ed è infatti molto intensa la difesa di Kumar Asami, che mette il petto e Rossi non riesce
a penetrare, ma dall'altra parte arriva subito la risposta di un Lakicevic che prende l'ascensore e va solo dove questi atleti riescono ad arrivare. E dice grazie, ma no grazie, non ti faccio segnare questi due punti facili. Rimessa dal fondo quindi per la nazionale. Che trova un tiro su uno schema da parte di Vrzaljkovic, che non trova però il fondo della rete. Ed è Scerpella con tiro da due, finito corto. E la nazionale prova a ripartire con Kumarasamy che penetra cauto cauto, vede che nessuno gli chiude la strada e allora dice: sai cosa? Io l'appoggio sul tabellone e porto a casa questi due punti. Dall'altra parte fallo fischiato a Diakité ed entra il numero 23 McRae al posto di Vrzaljkovic. E Rudess ne approfitta per dare due indicazioni proprio a livello difensivo su come chiudere ed evitare di subire le penetrazioni fatte da Rossi e compagine. E Lakicevic questa volta pasticcia con la palla e si fa sentire la difesa della nazionale che chiude tutte le linee di passaggio e costringe il numero 11 a perdere la palla. Kumarasamy lasciato libero dopo un blocco, dopo una pessima comunicazione da parte di Arbedo, infila altri tre punti. Kumarasamy che sta trascinando questa nazionale in questi momenti e Arbedo che pasticcia con Gromerio che commette un'infrazione di doppia ed è time out per la squadra di casa che si è vista subire un parziale di 6 punti in questi primi 2 minuti e 50 del quarto, con la nazionale che torna in vantaggio più 4. Sicuramente una nazionale rientrata più presente in difesa sulle linee di passaggio, in particolare questo ha costretto, o meglio obbligato, la squadra di casa a perdere palloni su palloni e riuscire ad avere qualche azione in più di qua dalla loro parte del campo, che hanno portato a segnare e a portarsi in vantaggio. Intanto vediamo inquadrati tra il pubblico genitori e bambini della squadra di casa, proprio del BC 79 Arbedo, tra cui anche Dusan Lajon, giocatore della nazionale svizzera, ex giocatore della nazionale svizzera che ha portato la maglia rossocrociata per parecchi anni e adesso giocatore, oserei dire senior, per la Spinelli Massagno, che in questi giorni stanno affrontando il primo turno di playoff e fa sempre piacere vedere che anche persone di questo spessore vengono a vedere il nostro torneo, perché fa capire che comunque il livello proposto è sicuramente buono e quindi perché no, anche se è il weekend di Pasqua, anche se ci sono i pranzi e le ceni, una scappata in questo fantastico e storico palazzetto si può fare e sicuramente non si rimarrà delusi. Riparte intanto la partita con Arbedo che prova a raddoppiare le giocate della nazionale mentre sale e arriva il secondo fallo in attacco da parte del numero 55 e adesso la nazionale che prova anch'essa a forzare la squadra di casa con una difesa a tutto campo e arriva infatti una palla recuperata che viene però subito ripersa. Buono ribaltamento su Lakicevic che penetra e riscarica fuori sul numero 15, che direi non è caldo di più, e trova il suo
secondo canestro da tre. Un'ottima intesa tra Zorzi e Lakicevic, si vede che giocano assieme. E dall'altra parte penetrazione di Romero che alla fine trova un fallo a causa di un aiuto arrivato un po' tardivo. Da parte del numero 55 ed è il terzo fallo per lui. A soli 4 minuti in questo secondo quarto ed è un problema almeno personale sicuramente. Non so quanto l'allenatore sia preoccupato al riguardo, ma al momento lo sta lasciando in campo, quindi non penso che sia un problema. Come dicevo prima, un allenatore molto disciplinato, molto preciso, sicuramente non avrà difficoltà a lasciar giocare un giocatore fino all'esaurimento dei suoi 5 falli, perché comunque con una panchina lunga da 12 giocatori non si risparmierà e non vorrà neanche che si risparmino i giocatori a livello difensivo. E dopo aver subito una tripla da parte di Lakicevic viene persa un'altra palla e qua l'allenatore decide di buttare in campo Lambele. Vediamo se questo darà nuova energia alla squadra della nazionale. Intanto viene fischiata una palla accompagnata proprio a Gromero, che si trova costretto a fare i conti con Kumarasami, che sicuramente non è uno degli ultimi arrivati a livello difensivo. Molto veloce a livello di piedi, mette sempre il petto sulla linea cui vorrebbe passare il player arbedese. E quindi arriva la palla persa, direi, più per merito della difesa che non demerito dell'attacco. E prova a rispondere con la stessa moneta al numero 8, ma il play della nazionale. Invece arriva lo steal da parte proprio del numero 8, che trova numero 15, che non trova l'appoggio, ma trova il fallo da parte di McCray. Non arriva il canestro, ma arriveranno due tiri liberi che potrebbero riportare la partita in parità. Ma come direbbe il mio amico Stefano, in questi casi è meglio non gufare. Viene chiamato un time out, uno su due per il giocatore arbedese, e fallo commesso da Amarando, che permetterà alla nazionale di ripartire nella propria metà campo. Intanto ricordiamo che questo torneo viene arbitrato da tre arbitri in contemporanea che sono qui. Sono già a un ottimo livello, a livello nazionale fischiano tutti gli arbitri presenti, ma questo torneo viene sfruttato, o meglio si approfitta anche per formare questi giovani arbitri, future promesse della pallacanestro, su quella che è un palcoscenico forse meno rinomato, che è quello appunto dell'arbitro, ruolo che viene considerato meno, ma che sicuramente ha anche il suo arduo compito. Sono quelli che spesso si prendono i fischi, gli insulti dagli allenatori, e che nonostante questo continuano comunque a indossare la loro divisa e a fischiare ogni partita, e questo merita sicuramente un complimento e un plauso anche a loro. Un torneo quindi molto giovanile. Oltre agli under 19 in campo,
arbitri molto giovani, anche loro pure promesse, e è sicuramente la ricetta a questo punto, posso dire, collaudata per avere delle partite frizzanti e intense. Tanto Nazionale che trova il rimbalzo offensivo, è il numero 23 che dopo un controllo un po' difettoso riesce comunque a tirare, alla fine dopo un altro rimbalzo offensivo è Diakité che trova due punti. Sicuramente Arbedo un po' addormentato in questo frangente, ma intanto dall'altra parte, dopo due buoni passaggi, cerca il tiro e in questo caso Zorzi non trova il fondo della retina e Marando commette, no scusate, Romero commette fallo. Nazionale che consegnato e palla sotto, viene fischiato il fuori a Cupa che non sembra tanto d'accordo, ma è vero che il suo piede era decisamente al di là della linea di fondo e l'arbitro non ha avuto dubbi. Transizione veloce da parte di Arbedo che si instaura nella metà campo offensiva e ora prova di nuovo a giocare sotto la palla all'Akicevic che con un fade away non trova il canestro, la Nazionale che può ripartire. Arbedo un po' in difficoltà in questa parte, specialmente dopo altri due punti infilati da Kumarasami che è davvero un fulmine e mette a segno altri due punti che lo portano a quota 7, miglior marcatore in campo per la squadra svizzera. E un'altra scelta di tiro affrettata per Arvedo che non trova soluzione, ma e un altro canestro da due punti. Era buona l'intenzione di Arbedo di provare un raddoppio sul portatore di palla, ma la Nazionale è stata molto abile a fare un passaggio fuori dall'arco e trovare l'uomo smarcato dentro. E qua un altro tentativo da tre punti da parte di Marando, secondo tiro preso da tre punti. Scusate, no, Romero sembra aver finito un po' la benzina dopo l'energia messa nel primo tempo in questo secondo quarto. Due scelte abbastanza affrettate che si infrangono sul primo ferro e la Nazionale che pian pianino, quatta quatta, zitta zitta, inizia a scavare un margine che a questo punto è di 7 punti. Dicevamo, Nazionale che si è allenata già questa mattina e ieri sera, e sicuramente con la formula del centro nazionale dove questi ragazzi vivono, studiano, giocano, dormono tutto l'anno, si vede e c'è anche la possibilità di svolgere un determinato tipo di lavoro molto meticoloso a livello di schemi, a livello di preparazione, anche a livello di preparazione fisica proprio. E c'è proprio dietro un bel progetto, oserei dire, almeno si intravedeva già l'anno scorso questo progetto, e quest'anno, anche se è presto dirlo perché li abbiamo visti giocare solo 18 minuti, ma mi azzardo a dire che il lavoro c'è e si vede una lungimiranza nel progetto che, come dicevamo, ha come obiettivo quello di andare a qualificarsi per i prossimi campionati che si terranno l'anno prossimo a giugno. Progetto che tra l'altro ha anche come obiettivo la squadra slovena che giocherà subito dopo contro Next Step, squadra che arriva appunto da Ljubljana e che già rispetto all'anno scorso ha visto crescere molto la squadra. Parlavo con Jurij Ukman, allenatore responsabile tra l'altro della squadra del 20 e di tutto il settore giovanile, nonché assistente della prima squadra. Diceva: mi piace lavorare in queste organizzazioni dove c'è un progetto, un futuro, e anche la loro prima squadra è molto giovane,
molti giocatori ventenni, un paio di senior, un paio di veterani, oltre ai 30 e tutto il resto, molto giovani. E intanto Arvedo che riesce con un guizzo a portare a casa due punti e per poco Togni non riesce ad anticipare la palla della nazionale, che potrà ripartire con una rimessa dal lato. Intanto un'altra novità rispetto all'anno scorso è per la squadra del KK Sennica, che è parecchia. Intanto tripla da parte di McCray, e sale anche adesso a quota 8. Dicevamo, squadra del Sennica, i nostri amici montenegrini, che quest'anno, per riproporre il torneo a 8 squadre, abbiamo chiesto un aiuto che è arrivato da parte delle squadre, appunto, della società dell'Arvedo, e anche una disponibilità sicuramente da parte dei montenegrini nel dormire nelle famiglie. E quindi, oltre alle 5 squadre alloggiate al GS e le 2 ticinesi, Arvedo e Lugano, la squadra montenegrina dormirà nelle case, nelle famiglie dei nostri giovani atleti, riuscendo a portare anche un po' di familiarità che c'era già stata negli scorsi anni. Nei primi anni del torneo si usava questa formula, con una squadra ospitata direttamente nelle case. Ricordo anche io, ho ospitato ai tempi un giocatore, Matteo Laganà, adesso gioca, se ricordo bene, nell'Orlandina Basket, e a quei tempi giocava per Milano. Ed è una formula che sicuramente va a chiedere uno sforzo alle famiglie e ai giocatori, perché magari non c'è lo stesso comfort delle squadre che sono alloggiate qua al GS a 50 metri dalla palestra. Ma intanto Lakicevic trova un'altra tripla e Arvedo si riporta sotto di 3 punti. Dicevo, un po' di flessibilità e disponibilità da parte di entrambi, famiglie e giocatori, ma che sicuramente può arricchire molto a livello personale e culturale. Ricordo, in occasione anche del torneo che si svolgeva prima che arrivasse il nostro torneo internazionale del 19, quando veniva svolto l'ex torneo Barilà, se ricordo bene il nome, e che ha visto arrivare una squadra direttamente dall'Ohio, in cui militava il giocatore Jared Salinger, che poi ha fatto anche qualche anno in NBA dai Boston Celtics, poi finito a giocare nel continente asiatico. Anche in quelle occasioni si era optato per ospitare i giocatori a casa, e devo dire, per i feedback ricevuti fino adesso, è una formula che comunque ha sempre portato, ha arricchito sia squadre che giocatori, quindi che famiglia anche. E quindi vedremo se anche l'anno prossimo si riproverà questa formula, se si opterà magari per un'edizione ridotta a 6 squadre oppure a 8, chiamando squadre più vicine o alloggiandole altrove. Intanto ultima azione di questo secondo quarto, dopo i miei lunghi aneddoti, per cui mi scuso già in anticipo, ma essendo da solo ogni tanto ho bisogno di parlare di altro. È Lakicevic che giustamente si prende il tiro per la fine del tempo, e Togni con il rimbalzo in attacco, che però non riesce a concludere. Ed è un secondo quarto che si chiude sul punteggio di 35-36 per la nazionale. Partita che possiamo riassumere con un buon equilibrio nel primo quarto, e poi un secondo quarto che ha visto la nazionale portarsi un po' in vantaggio, e poi un Arvedo riuscire a ritornare in gara, riportandosi adesso sul meno uno. Da una parte sicuramente giocatore che ha molto impressionato ad Arvedo, Lakicevic, con 11 punti a referto, mentre dall'altra parte McCray con 8 punti e Kumarasami con 7, migliori marcatori, e per Arvedo Zorzi con 8. E noi ci rivediamo tra una decina di minuti, una buona pausa e a tra poco.
dark. Be careful with stars. Not every light is gonna guide you. Not every light is gonna guide you. Yeah, when I blow up, I'ma soar high like Peter Pan. In real life, be living all my dreams. If I'm waking up, it's in a foreign land. Whole wrist covered up in ice. Dealership, never ask the price. I hit the molly ball with my dogs. Yeah, I swipe it once without thinking twice. Cause this what I was made for. Man, I know this what I came for. On a big stage, couple thousand people, and they do whatever I say so. Have chicks that color the rainbow. Yeah, chains on me like Django. Be a long way from my tank low. Cause my Tesla charge for them bank rolls. And I'm grinding, money on my mind, and I'm headed to the top. I won't stop until I find it. Write my name in diamonds, but all these lights are blinding. I wonder, is it worth it? Feel like I'm losing my mind. Yeah, remind me. Don't be afraid of the dark. Be careful with stars. Not every light is gonna guide you, baby. So let them rain on your spark. Keep it close to your heart. All of the pressure's gonna drive you crazy. Cause you rise to the mat. Since I blew up, everybody telling me that I'm the man. Same people gave me the finger, they reaching out for me to give a hand. In a different city and my pills came, cause this tour don't happen, I feel pain. And the girl with me say she down for life, but she don't even know what's my real name. Just try to get what she came for. And ain't nothing I got safe though, cause when the money go wild, everybody get a piece. But it's looking like I ain't on the payroll. Got a big house made out of Play-Doh, and a plastic crown for my halo. But still a long way from my tank low, cause my Tesla charge for them bank rolls. And I'm grinding, money on my mind, and I'm headed to the top. I won't stop until I find it. Write my name in diamonds, but all these lights are blinding. I wonder, is it worth it? Feel like I'm losing my mind. Yeah, remind me. Don't be afraid of the dark. Be careful with stars. Not every light is gonna guide you, baby. Don't let them rain on your spark. Keep it close to your heart. All of the pressure's gonna drive you crazy. Cause you rise to the madness. In the morning, it's all gonna vanish. Don't be afraid of the dark. Be careful with stars. Not every light is gonna guide you. Don't be afraid of the dark. Be careful with stars. Not every light is gonna guide you, baby. Don't let them rain on your spark. Keep it close to your heart. All of the pressure's gonna drive you crazy. Cause you rise to the madness. In the morning, it's all gonna vanish. Don't be afraid of the dark. Be careful with stars. Not every light is gonna guide you. Yeah, when I blow up, I'ma soar high like Peter Pan. In real life, be living all my dreams. If I'm waking up, it's in a foreign land. Whole wrist covered up in ice. Dealership, never ask the price. I hit the molly ball with my dogs. Yeah, I swipe it once without thinking twice. Cause this what I was made for. Man, I know this what I came for. On a big stage, couple thousand people, and they do whatever I say so. Have chicks that color the rainbow. Yeah, chains on me like Django. Be a long way from my tank low, cause my Tesla charge for them bank rolls. And I'm grinding, money on my mind, and I'm headed to the top. I won't stop until I find it. Write my name in diamonds, but all these lights are blinding. I wonder, is it worth it? Feel like I'm losing my mind. Yeah, remind me. Don't be afraid of the dark. Be careful with stars. Not every
to your heart. All of the pressure's gonna drive you crazy. Close your eyes to the madness. In the morning, it's all gonna vanish. Don't be afraid of the dark. Be careful with stars. Not every light is gonna guide you. Since I blew up, everybody telling me that I'm the man. Same people gave me the finger, they reaching out for me to give a hand. In a different city and my pills came, cause this tour don't happen, I feel pain. And the girl with me say she down for life, but she don't even know what's my real name. Just try and get what she came for. And ain't nothing I got safe though, cause when the money go wild, everybody get a piece. But it's looking like I ain't on the payroll. Got a big house made out of Play-Doh and a plastic crown for my halo. But still a long way from my tank low, cause my Tesla charged for them bankrolls. And I'm grinding, money on my mind, and I'm headed to the top. I won't stop until I find it. Write my name in diamonds, but all these lights are blinding. I wonder, is it worth it? Feel like I'm losing my mind. Yeah, remind me. Don't be afraid of the dark. Be careful with stars. Not every light is gonna guide you, baby. Don't let them rain on your spark. Keep it close to your heart. All of the pressure's gonna drive you crazy. Close your eyes to the madness. In the morning, it's all gonna vanish. Don't be afraid of the dark. Be careful with stars. Not every light is gonna guide you. E rieccoci in questo terzo quarto. Siamo ripartiti. Scusate un attimo di ritardo, qualche questione organizzativa per quel che riguarda le squadre, perché oltre a commentatore faccio anche un po' di altre cose, tra cui la gestione delle squadre.
Questi giovani ragazzi hanno bisogno anche di mangiare. E il cuoco del GS, lo storico cuoco Bicio, stava chiedendo alcune informazioni riguardo a intolleranze, allergie, riguardo a quello che mangeranno dopo i nostri atleti. Intanto un terzo quarto che è ripartito. Svizzera sempre più uno, con un canestro per lato in questo primo minuto di gioco. Arvedo prova a giocarsi un pick and roll con Lakicevic, che cerca l'uno contro uno contro Kumarasami, prova ad attaccarlo, ci riesce, tenta il passaggio alla fine al posto del tiro, e Togni che scarica di nuovo su Lakicevic, finta di tiro, alza la parabola, non arriva e scadono i 24 secondi e la Svizzera potrà ripartire. Intanto buona l'idea di Kupa di buttarsi sul pallone, ma arpiona Lakicevic che stava portando sulla palla in zona d'attacco e quindi Arvedo potrà ricostruire. Esce proprio Kupa, terzo fallo anche per lui. Gli unici due giocatori con tre falli al momento, lui e Vukovic, suo compagno di squadra. Per tutti gli altri siamo ancora tranquilli. Ancora un'ottima intensità a livello difensivo di Kumarasami, che tiene Gromero a posto, e Lakicevic si eleva con un tiro dal gomito che anche stavolta non trova esito, ed è Joly a portare su palla per la nazionale. La riceve dopo un buon giro palla. Nazionale che vedremo se riuscirà a rispondere dopo gli ultimi tre minuti in cui aveva subito il parziale di Arvedo, che si è potuto riportare sul meno uno. Non va il primo tiro libero. Ed è buono invece il secondo. Ora arriva la pressa a tutto campo della nazionale, che riesce a recuperare chiudendo ottimamente sul fondo Lakicevic, che si trova intrappolato tra due giocatori della nazionale e la linea di fondo, che in questo caso è la più scomoda dei tre fattori, perché il suo piede va proprio a finire oltre la riga, e quindi è palla della nazionale che tenta il gioco sotto canestro con la rimessa dal fondo, ma non esce ed è palla persa per l'Ambelé, che non si è inteso con il compagno. L'Ambelé che esce a fare uno show su Togni, che cerca il mismatch, si afferma, non osa il tiro, la palla finisce a Lakicevic che attacca, perde palla L'Ambelé, buono il passaggio e non arriva però il canestro in questo contropiede, che non è riuscito a causa di qualche tocco difettoso. Arriva il fallo su Togni, fischiato un attimo in ritardo. Secondo fallo per Kumarasami. Possiamo sicuramente dire che l'intensità che c'è stata nei primi due quarti viene riproposta alla nazionale in modo ancora più accentuato, che con l'obiettivo di non arrivare a finire punto a punto questo match, perché come sappiamo, intanto palla persa e riparte la nazionale, che decide di impostare il gioco. Dicevo, non vogliono arrivare punto a punto a fine partita, perché poi
potrebbe bastare un tiro, un errore e la partita potrebbe finire con una sconfitta che, ricordiamo, incide già su quello che potrà essere la finale di lunedì, perché come detto prima, per chi se lo fosse perso, queste squadre giocano contro i diretti avversari del gruppo e soltanto chi avrà vinto tutte le partite andrà ad accedere alla finale, a meno che non ci sia davvero un caso di pareggio totale che andrà poi a decidere la finalista in base ai canestri segnati, canestri subiti e scontri diretti, ma non è mai successo e non penso succederà quest'anno. Quindi la squadra che vincerà tutte le partite andrà a giocarsi la finale, quindi possiamo già dire che il vincitore di questo incontro avrà fatto un passettino in più per la finale. Intanto Camara che lotta sotto al rimbalzo, agguanta un rimbalzo offensivo molto importante, va a appoggiare per riportare la squadra in pareggio e viene interrotta a causa di un ritardo dei 24 secondi di cui l'arbitro si è subito accorto. Occhio sempre vigile, tecnologia molto avanti con il sistema IRS che permette di rivedere le azioni, tabelloni elettronici, ma alla fine della fiera l'occhio umano serve ancora per riuscire a scovare ogni tipo di errore e incertezza quando ce n'è bisogno. Almeno io sono di quest'idea. Tecnologia bella, utile, funzionale e tutto, ma per alcune cose molto molto meglio il classico rapporto umano, come per esempio tutte le email e i messaggi scambiati con le varie squadre per organizzare il loro arrivo. Per quanto si possa impegnarsi a capirsi eccetera, rimangono comunque pur sempre delle email e dei messaggi. Quando invece ci si incontra qua dal vivo è tutta un'altra cosa, è tutto un altro calore. Tanto Lambele che prova a giocare da sotto e trova il gancio di sinistro con il fallo, quindi l'occasione di giocarsi quella che si chiama tiro libero aggiuntivo, l'end one dato dai due punti fatti più il tiro libero che appunto potrebbe regalare la giocata da tre punti, come il margine che potrebbero avere. Infatti è così, tre punti di vantaggio per la nazionale che prova ancora il pressing a tutto campo. Sassella tenta di prendere lo sfondo ma non riesce sul suo ex compagno di squadra Scerpella, Oliver Enea, che tra l'altro sono stati allenati dal sottoscritto alla tenera età di 8 anni e poi hanno proseguito fino ad arrivare dove sono oggi a livello cestistico, e posso dire che personalmente è una bella soddisfazione vedere questi ragazzi arrivare comunque a questo livello e confrontarsi con squadre internazionali di varie nazioni, 5 le nazioni presenti in questo caso, in questa 11ª edizione. Una squadra serba, 3 squadre svizzere, 2 italiane, una montenegrina e una slovena, quindi un bel mix di culture cestistiche diverse. Intanto suona il tabellone per ricordare che siamo già arrivati al bonus per la nazionale, che ha sì provato a pressare a tutto campo, ma a questo punto, a 5 minuti e 49 dal termine del terzo quarto, si trova già in bonus e quindi ogni ulteriore fallo darà la possibilità a Togni e compagni di portare e rubare punticini. Finisce sul secondo ferro il primo tiro di Camara, mentre il secondo è buono. Camara, che è un nome familiare, non sono ancora riuscito ad informarmi con coach di Sciglia, ma sono curioso di sapere se è il Camara fratello dell'atleta che giocava a Next Step l'anno scorso. Intanto brutto scontro tra Togni e Lambele, che
ha fatto saltare il difensore sulla finta e poi ha provato ad appoggiare cascando direttamente sul corpo dell'attaccante. Saranno anche in questo caso due tiri liberi. A livello di punti per Arbedo, Lakicevic 13, Zorzi 8, Botta 6, Togni, Gromero 4, 3 per Camara e 2 per Scerpella, mentre dall'altra parte un tabellino un po' più distribuito per la nazionale con 8 punti per McRae e Kumarasami, 5 punti per Kupa e Lambele, che adesso potrebbe convertire, infatti sale a 6. 4 punti per Diakité e Radivojević e 3 punti Sassella e Vrzaljokovic e 2 punti per Vukovic, ed è un 2 su 2 per Lambele che sale a quota 7. E ancora la press della nazionale che non riesce ad incastrare i giocatori arbedesi che sgusciano via e trovano una soluzione del numero 10 Botta da 3 punti che ricuce a un punto il distacco. Nazionale che cerca Sassella, gioca il pick and roll con Lambele, step back, tiro da 3 ed è buono. Sassella, sangue freddo. E di nuovo Botta che prova la soluzione, questa volta non da fuori ma penetrando, si lamenta per un fallo fischiato che non arriva e arriva invece il fallo di Camara che aveva provato ad aiutare su quel pick and roll uscendo in ritardo e commettendo il suo terzo fallo personale. Cambio intanto dalle parti della nazionale, entra Kupa, esce Joly. Intanto oltre al pubblico è sempre bello vedere anche i collaboratori del GS che passano a sbirciare questa manifestazione. Qui vicino a me c'è proprio Claudio, responsabile e custode di tutte le infrastrutture che ci vengono messe a disposizione. Devo dire è davvero molto bello poter collaborare quando si trovano persone disponibili e aperte come loro a sistemare e ritoccare quanto c'è da fare, ed è forse un'altra delle cose più apprezzate di questo torneo da parte del comitato stesso e delle squadre partecipanti, riuscire a trovare questa cordialità, questa familiarità nonostante l'evento internazionale che viene organizzato. Intanto è Scerpella che sguscia via da un aiuto, apre su Rossi, ribalta su Botta che prova a giocarsi l'uno contro uno e non trova la buona soluzione ed è Kupa che va a schiacciare a due mani al ferro e subito timeout chiamato da coach Visciglia proprio per insaccare il giocatore numero 10 che dopo il buon tiro da tre punti trovato ha sbagliato l'appoggio provando una soluzione personale, poi un'altra soluzione personale cercando l'uno contro uno che però non ha trovato buon fine grazie alla buonissima difesa di Kupa che poi ha lanciato il compagno per la schiacciata. 49 a 43, 4 minuti e 16 al termine. Vediamo se Arbedo riuscirà ad uscire da questo timeout in maniera più convincente di quanto fatto nelle ultime due azioni o se la nazionale riuscirà finalmente a fare quel passetto in più e guadagnare un po' di margine entro la fine del quarto per riuscire a giocare l'ultima frazione con un po' più di serenità e tranquillità, anche perché ricordiamolo, 4 partite in 4 giorni sicuramente nonostante la giovane età sono comunque impegni fisici non da poco, anche se appunto sono atleti abituati a questo genere di sforzo magari per quanto riguarda allenamenti, ma sicuramente l'energia e l'adrenalina che c'è nelle partite è decisamente diversa. Posso confermarlo da principiante
o meglio, come possiamo definirmi, amateur della pallacanestro. Una partita ti toglie sicuramente più energie che un semplice allenamento, per le emozioni e le tensioni che ci possono essere, quindi anche per questi giovani atleti abituati a sforzi in mani, giocare 4 partite in 4 giorni di fila, tante volte anche in meno di 24 ore, perché ci sono squadre che magari giocano alla sera alle 7 e il giorno dopo alle 11 sono già di nuovo in campo, è sicuramente molto impegnativo, e quindi riuscire a portarsi a casa il risultato in tempo utile può permettere un po' più di rotazione, un po' più di gestione, che non fa mai male in vista poi delle partite successive. Bellissimo il passaggio dietro la schiena di Lakicevic, ma Scerpella non riesce a trovare il canestro, si dispera alzando gli occhi al cielo, ma nulla è perduto perché Camara allunga gli arti e strappa ancora una volta un rimbalzo offensivo lì, da quelle parti lì dove fa più male per questa nazionale, che molto intensa a livello difensivo, ma qualche volta si fa scappare proprio Camara, giocatore dal fisico slanciato, atletico, prestante. Ed è un 2 su 2, pulito pulito, solo rete. Lambele pasticcia con la palla ed è Scerpella che commette il furto. Ed è Botta che prova a ripartire. Si ferma lì in mezzo all'area, non trova nessun compagno e un giocatore della nazionale riesce ad agguantare il pallone. Nessuno dei due lascia e quindi sarà contesa, che in questo caso, grazie alla regola della freccia, ricordiamo, regola della freccia ormai introdotta da qualche anno sicuramente, anzi forse siamo più vicini alla decina di anni, non ricordo, ma direi che è bella rodata. C'è solo ancora in NBA la regola della contesa tradizionale che si faceva una volta, e quindi questa volta va a graziare o regalare una palla alla nazionale, che però non è in grado e butta via l'occasione con l'allenatore che letteralmente si mette le mani sul volto e manda Kumarasami sul cubo dei cambi, sperando che il play numero 1 possa dare la giusta intensità. In questo caso arriva un fischio da parte dell'arbitro in alto, si lamenta un pochettino il coach della nazionale perché dice: ma scusa, il tuo collega si trova sotto canestro, una visuale migliore, perché non fischia lui? E in questo caso il fischio è arrivato sì un po' tardi, ma probabilmente la visuale era migliore per il nostro arbitro ticinese, l'unico tra gli 11 che arriva da Ticino. E intanto è un 0 su 1 per Botta. E 1 su 2 per Botta, che raggiunge la doppia cifra, ed è proprio il nuovo entrato a gestire questo primo pallone. Va su Sassella che gioca in post per Banem, che non trova il canestro, ed è Arbedo che prova a ripartire, ma un'ottima chiusura difensiva da parte di Sassella interrompe il contropiede, permette ai compagni di rientrare giusto in tempo per la difesa. Intanto qui da parte a me è arrivato il nostro capo logistica Diego Mossi, onnipresente anche lui da che ho memoria, visto che non saprei dirvi esattamente da quanti anni fa parte del comitato. Intanto salvataggio in extremis di Pancera, che riesce a regalare un pallone a Scerpella, che va in reversa ad appoggiare il pallone che vale il meno 1 per Arbedo. Quindi dopo 7 minuti di gioco la partita
Qualche punto è stato fatto, ma si trova esattamente allo stesso punto che era all'inizio di questo terzo quarto. Mi scuso ogni tanto per questa voce rauca e i colpi di tosse che potrebbero arrivare. È un periodo che vede molti malati, molti virus. Spero di riuscire a cavarmela solo con qualche colpo di tosse. Nel caso, non preoccupatevi, ci sarà qualcuno a sostituirmi. Sicuramente il mio collega Stefano, accompagnato da qualche ospite come Marco Sulzer, Fabio Keppeli, il municipale di Bellinzona, dovrebbe anche arrivare a fare un intervento. Intanto peccato per i due canestri uno dopo l'altro lasciati là dalla nazionale, ed è Arbedo che prova a ripartire con Pancera. Attacca deciso, non riesce a trovare il ferro, quindi saltano un po' tutti gli schemi. E adesso c'è una tripla che finisce ancora una volta sul ferro, ed è Arbedo che prova a ripartire con calma. Dicevo, ci saranno dei commenti dei commentatori ospiti per variare un po', perché immagino che anche voi sarete già un po' stufi di questa voce un po' rauca e malata che vi sta parlando da ormai un'oretta abbondante. Intanto Nadir Rossi palleggio arresto e tiro poco dentro al tiro da tre punti, ed è il primo vantaggio dopo la pausa per Arbedo, 50-49. Dicevo, ospiti tra cui Fabio Keppeli, municipale di Bellinzona, dovrebbe riuscire a passare per parlare un attimo, a parlare di un progetto che c'è in corso proprio per la città di Bellinzona, lui che fa parte e collabora proprio a livello fa parte dell'organizzazione di Bellinzona Sport, proprio come mansione a livello municipale. Poi passeranno appunto Marco Sulzer, anch'esso presente nello staff del Gioventù Sport, e qualche altro ospite, Sasha Fiorina per i Ticino Bulls della basket in carrozzina, e chissà chi altro arriverà, probabilmente Ato Sottini, lo storico presidente dell'Arbedo, che vediamo lì tra il pubblico onnipresente a commentare qualche partita, e poi ci lasceremo un po' stupire da chi capiterà qua. Intanto 1-2, ma Sassella riesce a prendere il rimbalzo, ma non riesce invece a concludere. Riesce però a mettere in difficoltà Arbedo, che in un modo o nell'altro se la cava con Rossi che gestisce questo pallone. E ora la panchina svizzera si fa un po' sentire con il classico defense defense e il battito di mani. Vediamo se questo potrà dare l'aiuto in più. Intanto è un pallone recuperato da Kumarasani, che riceve di nuovo indietro il passaggio da Sassella. Altro passaggio verso Rzajokovic, mi scuso, questo è un nome che difficilmente riuscirò a pronunciare in modo corretto, dopo andrò a chiedere. Sassella intanto recupera il pallone, quindi tripla più recupero di Sassella, che gioca la palla in post. Cercano di nuovo Kumarasami dalla stessa posizione, ma non va. E finale di tempo più attivo, ultima azione, solo 3 secondi di differenza tra il tempo e i 24. Tripla presa di botta che può dare la possibilità con gli ultimi 10 secondi alla nazionale, che tenta il contropiede veloce. Dalla palla Sassella, 5-3 secondi, vediamo cosa si inventa. Tripla corta, non va, quindi quest'ultimo tiro di Sassella, gesto di stizza, anche lui sbuffa tornando in panchina, ma comunque dando il 5 ai compagni. E nazionale che riesce a guadagnare 2 punticini soltanto di margine in questo terzo tempo, quindi direi partita più che aperta. Intanto vediamo gli sloveni, la next step già lì fra il pubblico, con gli sloveni che si stanno già preparando ad andare negli spogliatoi. Stesso stanno facendo i prossimi arbitri. Hero right away, low pass or pitch ahead pass. So we reverse the ball and continue to play. Now next play is flash. Spanish ball screen. Ero molto curioso di vedere come questa squadra di Arbedo avesse affrontato la prima sfida con i rinforzi arrivati da Cermenate. Devo dire che
and then Aki sets the screen for Melvin. Alright? Drive aggressively here and then make a decision, shooter or low pass to Melvin. Low pass, not bounce pass. Sul punteggio, molto incerto. Vediamo la scelta. So we gotta put pressure on the ball, almost like a diagonal hedge. This is how you switch, don't switch flat. You gotta switch like it's a diagonal hedge and contest the shots. And then go back and defend one on one. Emotivo, nel senso che si vede proprio la passione anche durante l'allenamento, incita i compagni, scusate, i propri giocatori, ci mette proprio la passione, e la stessa cosa fa durante la partita, senza però andare a sfociare in quello che può essere la classica reclamazione agli arbitri, che può portare a un tecnico, scene che ogni tanto si possono vedere, che ogni tanto ci regala, e lo dico in modo amichevole, con cui scherzo anche spesso, il coach Max Bozzola della Next Step Academy, che l'altro giorno al telefono mi diceva se poteva avere una sedia lì vicino per poterla lanciare, come era già capitato in qualche edizione precedente. E quindi coach della nazionale molto più posato, ma che comunque mostra le proprie emozioni ai giocatori, comunque riuscendo a dare delle indicazioni molto precise a livello tecnico e tattico. Tanto tiro di pancera, un po' forzato, da tre punti. Ed è la nazionale che può ripartire. Bellissimo ribaltamento di palla, con la palla che arriva a Sassella per il tiro da tre punti, ma c'è ancora un rimbalzo offensivo. E arriva subito un altro tiro da tre punti e un altro rimbalzo offensivo. E viene rimesso ordine proprio dal play, che alza la layup, che per poco non trova il canestro. E ora attenzione alla ripartenza di Arbedo, con Lakicevic che brucia in partenza Sassella. Terzo fallo anche per lui. Chiede al coach cosa potevo fare meglio. Terzo fallo, e quindi viene subito sostituito, lasciando il posto a McCray. Potrei far partire una scommessa ora che Stefano non mi sente, che sicuramente se ne uscirà con un aneddoto del tipo: McCray assomiglia molto a McFly, Martin McFly del Ritorno al Futuro. Vediamo se ho ragione oppure no, ma conoscendo la fantasia di Stefano sicuramente qualche perla del genere uscirà. Intanto il tiro di Togni che entra e esce, nella nazionale che può ripartire dall'altra parte, trova un fallo. Ed è palla di nuovo nella nazionale, che avrà una rimessa dal lato, ed è il terzo fallo anche per Gromero. Tra l'altro in questo momento io non vedo i commenti e quant'altro, ma tra un attimo mi collego anche con il mio telefono, così se qualcuno dovesse avere domande, curiosità o volesse condividere qualche aneddoto o vuole semplicemente dirmi come pronunciare correttamente qualche nome, siamo sempre ben accetti ai suggerimenti. Rossi cerca un tiro impossibile perché si trovava già al di là del tabellone, ma un po' ingenuamente numero 38 della nazionale Narashiman commette fallo, e quindi saranno due tiri liberi per lui.
E un caro saluto anche a Loris, ricordiamo Loris che ci aveva aiutato gli scorsi anni a commentare in particolare le partite del Lugano. Chissà se verrà anche quest'anno a trovarci Loris, ciao, un caro saluto. Adesso c'è la barra del punteggio? Io la vedo sul mio schermo. E intanto arriva una tripla di Gromero che porta Arvedo a più uno. Ed è una partita tutta tesa e attenzione, che penetrazione, che risposta dall'altra parte. Piccole incomprensioni della nazionale che cercano di metterci una pezza, ma Lakicevic non perdona e sale a quota 17 con la possibilità del tiro libero aggiuntivo. Cosa pensate voi che ci ascoltate da casa? Riuscirà la squadra di casa, il BC 79 Arvedo, a portare a casa questa sconfitta, questa vittoria, scusate, oserei dire storica, nonostante ovviamente l'aiuto dei rinforzi della Cermenate che stanno decisamente facendo il loro, ma comunque una vittoria storica rimarrebbe. O riuscirà la nazionale a ribaltare e a mettere a posto la situazione e portarsi a casa la vittoria? Sono curioso, ditemi la vostra. Io per professionalità non mi sbilancio. E buona lo spot trovato da Kura Umarasami, ma non riesce a trovare fondo della retina e quindi Arvedo proverà prendersi il tiro. Nazionale che decide di calmare la situazione, mettere un po' di ordine, e non arriva il tiro del numero 34 che viene subito sostituito. 34 che si è trovato la palla lì così, un po' incredulo, perché nessuno si è preoccupato di lui e anche il suo tiro infatti sembrava un tiro preso molto in fase di riscaldamento di partita e non tanto di situazione di gara. Intanto Lakicevic ha preso un colpo al ginocchio, quindi probabilmente verrà visionato dal fisioterapista che si trova lì a supportare la squadra di Arvedo. Dicevamo, Ivan Rudez, l'allenatore nazionale, non si è fatto proprio andare bene quest'ultimo tiro con i piedi per terra del numero 34 e quindi è stato subito sostituito. Povero Diakité che si è preso l'insaccata e è andato in fondo alla panchina a sedersi con le orecchie basse, un po' incredulo perché non ha capito il motivo, ma penso che se dovesse rivedere la sua conclusione sicuramente capirebbe il motivo. E mi immagino che l'allenatore si aspettasse un tiro della serie "prendo questa palla e la schiaccio dentro a due mani", anziché quel tiro piedi per terra, un po' così, che poi sfortunatamente è girato sul ferro ed è uscito. Sei minuti e 35 alla fine di questo terzo quarto. Arvedo che è riuscito a ricolmare il leggero vantaggio che si era procurato la nazionale e adesso si trova in vantaggio di 2 punti. Partita ancora tutta da vedere. E arriva la palla persa per Arvedo e la nazionale decide di reimpostare il gioco. Umarasami in regia e c'è un problema con i 24 secondi. Ne approfitto anche per ringraziare tutti i collaboratori, tutti i sostenitori, le famiglie, le persone che in un modo o nell'altro, gli sponsor, vengono
a questo torneo o ci danno un aiuto. È davvero grazie a voi che tutto questo può essere realizzato, per non parlare poi della nostra fantastica regia che oggi vede impegnato Zach, seguito sempre dal nostro Roger Locatelli e dai suoi fidi compagni, tra cui la piccola Ilaria qui al mio fianco, che gestisce la camera centrale come una vera professionista alla tenera età di, vado a stima, direi 12-13 anni. Quindi un grande grazie ancora a tutti coloro che ci aiutano in un modo o nell'altro. Nazionale che prova a giocare sotto la palla con Lambele, butta fuori per Vukovic che non trova il canestro a tre punti. Secondi per il tiro, palla Nadir che viene rubata da Sassella che parte in contropiede e non viene fischiato fallo bensì fuori. Togni che torna in panchina un po' dolorante dopo l'ottimo rientro difensivo. Sassella che non si capacita del fatto che non venga chiamato fallo. L'arbitro molto sicuro nella chiamata. Ed è time out chiamato da coach Visciglia, che vuole dare qualche indicazione per questa fase della partita che si appresta a essere molto molto calda. 57-55 per Arvedo. E una nazionale che, al di là di un momento, un inizio di secondo quarto dove è riuscita a prendere un po' di vantaggio, poi non ha saputo mettere la marcia giusta per prendere il largo, e adesso pian pianino secondo me inizia a sentire un po' la pressione, il rischio di arrivare al termine di questa partita punto a punto. Intanto sono 87 le persone presenti a seguirci da casa, quindi grande grazie anche a voi che ci sostenete, ci seguite e soprattutto che mi sopportate. Nazionale che si ripresenta con un pressing a tutto campo che però viene bucato da Arvedo. Adesso ancora 16 secondi per impostare, palla su Togni che prova a giocare ma non trova, e Sassella dopo l'ottimo recupero riesce a rallentare il terzo tempo trovando il canestro, e ora ancora una volta ottima la giocata di Togni che riesce a bucare l'aiuto ma non va a buon fine il tiro della nazionale. È Sassella che adesso ha in mano la palla del possibile pareggio. Fallo fischiati al Togni. Simone, terzo fallo per lui. Viene cambiato il numero 15 Zorzi dopo un avvio di partita da parte sua davvero spumeggiante. 8 punti, vado a memoria, siglati nel primo quarto. Non è più riuscito a metterci lo zampino, sta invece continuando minuto dopo di minuto a metterci il suo. Lakicevic al momento top scorer della partita, e la palla di nuovo nelle mani di Sassella, gioca il pick and roll, cerca il compagno sotto, lo trova, buono il taglio di Kupa che appoggia dal centro del pitturato e riporta la nazionale in vantaggio. Davvero
una giocata ordinata, pulita e sicuramente più e più volte provata. Lakicevic non trova i tre punti, adesso è la Svizzera che riparte e viene fischiato uno sfondo. Kupa commette il quarto fallo e devo dire molto bravo Botta in questo caso a mettere il petto e farsi trovare fermo prima dell'arrivo dell'incursione dell'attaccante. E quindi è una palla recuperata questa d'Arvedo, molto molto importante, perché si ritrovano in mano la palla che potrebbe valere il pareggio, che però viene subito persa grazie ad un'ottima difesa di Lambele. E quindi non finisco neanche il commento di prima, perché la palla, anzi o meglio lo finisco, perché la palla che poteva valere il pareggio adesso potrebbe valere il più 4 o più 5 per la nazionale svizzera. Un altro timeout chiamato. Sicuramente è una partita che adesso si giocherà pallone per pallone, dove ogni minimo dettaglio farà la differenza e deciderà il primo match di quest'oggi. Primo di 4, perché ricordiamolo, dopo questa partita ci sarà il Next Step Academy contro gli sloveni del KK Iliria. Next Step Academy con il fardello di campioni dell'anno scorso, usciti vincitori dalla finale contro Radgeber Academia, i nostri amici ungheresi che quest'anno non sono potuti venire al torneo. E dall'altra parte appunto contro gli sloveni, nuovi arrivati. E poi la serata continuerà alle 7:15 con la Fortitude Academy contro Lugano Tigers e finirà in bellezza con un derby, chiamiamolo così, tra il College di Belgrado e i Montenegrini del KK Sennica. Si lamentano per un fallo. L'arbitro invita a rimanere tranquilli, ma chiaramente è difficile mantenere la calma quando mancano 4 minuti al termine di una partita il cui risultato è ancora assolutamente tutto da giocare. Scerpella con il tiro dall'angolo, non va, ma Togni agguanta il rimbalzo e va ad appoggiare al ferro. Che giocata di Togni, che giocatore, dall'atleticismo davvero invidiabile. Strappa il rimbalzo in attacco e va a attaccare forte il ferro, ed è un'ottima difesa ancora una volta di Arvedo, che riesce a far valere una palla contesa con la palla che sarà. Ci sono dei cambi intanto, per cui non riesco a dirvi a chi va questa volta il possesso, e sarà palla della nazionale. E rieccomi dopo una piccola questione organizzativa riguardo alle magliette per il prossimo incontro. Sono di nuovo con voi, 3 minuti e 23 da giocare, palla in mano alla nazionale, punteggio sul pareggio che dopo questa ottima azione da manuale porta in vantaggio la Svizzera, più 2. E Lakicevic decisamente zoppicante. Ed è un passi fischiato a un incredulo Botta,
time out chiamato dalla nazionale, che su questa palla recuperata vorrà probabilmente andare a colpo sicuro con una giocata preparata dal coach. Partita che, come dicevamo, molto tesa, molto in bilico, e potrebbero proprio essere queste le giocate che faranno la differenza, perché da un lato sì, ci sono le capacità e i talenti dei giocatori, ma dall'altra sicuramente bisogna dare anche i meriti agli allenatori che durante tutto l'anno seguono e allenano e si formano continuamente per riuscire ad avere la giocata migliore. In questi momenti di tensione, e intanto è il numero 11 che esce a causa di un crampo del ginocchio, esce però con il sorriso quando l'arbitro gli chiede se è tutto ok. Penso che si fanno sentire i minuti giocati oltre agli allenamenti svolti negli scorsi giorni. E vediamo se Arvedo riuscirà a tenere il colpo senza il loro top scorer in questo momento. Sassella, finta di tiro, attacco dal palleggio, cerca una sponda che non arriva, ribaltamento e tiro in allontanamento che però arriva sul ferro. Vukovic e Sassella che non trova il tap-in vincente, ma torna subito in difesa e Arvedo prova ad attaccare con Camara che infrange la regola dei passi e quindi sarà palla dal fondo per la nazionale, con coach Visciglia che invita i suoi a rimanere alti, a pressare tutto campo. Vediamo se la nazionale riuscirà ad evadere questa trappola o se la squadra arvedese sarà in grado di recuperare. Niente, non è una press, è una pressing a tutto campo, non una, un raddoppio che arriva adesso sulla linea di metà campo con Rungasami che però trova Vukovic che pasticcia un po' con la palla. Cinque secondi al tiro e c'è un fallo commesso da Scerpella che purtroppo ha messo sì il petto ma davanti adesso le mani e quindi viene considerato un blocco irregolare e sarà rimessa per la nazionale. Kumarasami che trova il fondo, non riesce ad appoggiare, ma Vukovic si fa trovare pronto, non riesce ad appoggiare ma ha la possibilità di portare a casa due punticini dalla linea della carità, come la chiama qualcuno, che tanto caritatevole non è, specialmente nei momenti più caldi come questo. 2 minuti e 06 alla fine, Svizzera più 2 e si infrange un po' corto il primo tiro. Vediamo se Vukovic saprà aggiustare le misure. Non è così, 0 su 2. Scerpella che recupera palla, apre su botta. Nazionale che deve fare attenzione perché adesso al prossimo fallo ci sarà il bonus. Stessa cosa vale per Arvedo, quindi ad ogni fallo si andrà in lunetta. Giocata da manuale con la tripla che arriva del numero 22 che dopo il blocco si apre
ed è più 5 per la nazionale. E userei anche aggiungere una bellissima boccata d'aria, perché a 1 minuto e 15 dopo questa tripla sbagliata potrebbe davvero mettere la parola fine. Vediamo se arriva con questo tiro un po' corto, ma arriva al rimbalzo e dopo la penetrazione i due arbitri si consultano, magari per rivedere il fallo commesso, che poteva forse sembrare un po' antisportivo. 14 decidono semplicemente per il blocco irregolare dopo una breve consultazione, quindi non ci sarà bisogno del IRS system, instant replay system, e si andrà direttamente in lunetta col numero 22, che dopo la tripla realizzata potrebbe portare a più 7 i suoi. Più 7 che non si vede più da quel fantastico momento, almeno per la nazionale svizzera, all'inizio del secondo quarto, quando erano riusciti a prendere un po' il largo, tornando poi sotto con gli arbedesi che non hanno mai mollato un minuto. Ma come direbbe qualcuno, c'è ancora tanto basket da giocare. E il primo libero non va. Ed è buono il secondo tiro libero di Vrsal Jokovic. Vedo che gestisce la palla, tiro di botta che non tocca nemmeno il ferro ed è rimbalzo della nazionale, che a questo punto tenterà di gestire il cronometro. 43 secondi al termine. Arvedo che deve pressare a tutto campo, vediamo fino a quanto tenteranno di giocare così senza fare fallo, e riescono a giocare fino alla fine con Mbamen, che alla fine appoggia facile al tabellone. Adesso Romero che prova a portare sulla palla e andare ad appoggiare, ma non arriva e si assicura il pallone McRae, e tengono la palla. Vediamo se giocheranno l'ultima azione o decidono di giocare. Kumarasami chiama il pick and roll e il tiro di Kupa sull'extra pass non arriva, e finisce qui il primo incontro. Molto combattuto, molto avvincente. 59 per Arvedo, 67 per la nazionale, che a parte gli ultimi due minuti si è vista un po' tremare il pavimento, proprio grazie a un'eccellente performance degli arvedesi, rinforzati da questa squadra di Cervenate. Si passa al rituale di saluto e con questa immagine vi saluto anch'io. Ci vediamo tra poco per la prossima partita.
gonna drive you crazy, cause you rise to the madness. In the morning it's all gonna vanish. Don't be afraid of the dark, be careful with stars. Not every light is gonna guide you. Not every light is gonna guide you. Yeah, when I blow up, I'ma soar high like Peter Pan. In real life, be living all my dreams. If I'm waking up, it's in a foreign land. Whole wrist covered up in ice. Dealership, never ask the price. I hit the molly ball with my dogs. Y'all swipe it once without thinking twice, cause this what I